Quando la pioggia di primavera bagna la terra e il sole d'autunno scalda i 5 continenti, succede qualcosa di grande in Cina. In primavera ed autunno, più di 200.000 acquirenti provenienti da tutto il mondo si riuniscono presso la Fiera di Importazione ed Esportazione in Cina, o Fiera di Canton, la più rinomata fiera del commercio in Cina, per iniziare un affascinante viaggio verso amicizia e commercio. Guangzhouhui shi zhongguo zhengfu 1957年 创办, 50多年来, 始终保持着旺盛的生命力和蓬勃的发展势头, 成为中国历史最久, 规模最大, 声誉最佳的国际著名展会。 广交会 是中国对外开放的窗口, 是中国对外开放的缩影, 是中国对外开放的标志。 La Fiera di Canton, congiuntamente ospitata dal Ministero del Commercio e del Governo della provincia del Guangdong, è organizzata dal China Foreign Trade Center. Si svolge 2 volte l'anno, in primavera e in autunno, a Guangzhou, in Cina. La Fiera di Canton ha una superficie espositiva totale di 1,18 milioni di metri quadrati e oltre 60.000 stand. È la leader tra le mostre annuali del mondo in termini di scala. Per oltre mezzo secolo, la Fiera di Canton non è mai stata interrotta, anche durante i turbolenti anni 60 o durante l'epidemia SARS che ha spaventato il mondo o durante la crisi finanziaria globale. La Fiera di Canton svolge un ruolo significativo dell'espansione e dell'apertura della Cina e nella promozione dello sviluppo del suo commercio estero. Attraverso la Fiera di Canton, la Cina ha rafforzato rapporti economici bilaterali e le comunicazioni commerciali con oltre 210 paesi e regioni del mondo. Dall'adesione della Cina all'OMC, la Fiera di Canton ha mostrato una vitalità ancora più vigorosa e un forte slancio di sviluppo, promuovendo la trasformazione graduale e il potenziamento del commercio estero della Cina. Ich bin Friedrich Schmidt und komme aus Deutschland. Hier findet man immer eine Überraschung. Als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal hierher kam, war ich sofort von dieser Messe fasziniert. Il magnifico Canton Fair Complex è un complesso architettonico moderno, intelligente, facile da usare ed ecologico, con servizi avanzati e funzioni complete. È famoso quanto le esposizioni mondiali di Hannover e Francoforte in Germania e di Milano. La Fiera di Canton primaverile si svolge dal 15 aprile al 5 maggio e la Fiera autunnale si svolge dal 15 ottobre al 4 novembre, ognuna suddivisa in 3 fasi. La fase 1 della Fiera di Canton esibisce principalmente prodotti elettromeccanici, di illuminazione, hardware e materiali da costruzione. La fase 2 esibisce principalmente artigianato semplice, regali e decorazioni per la casa. La fase 3 esibisce principalmente tessuti, indumenti, alimenti, bestiame, farmaci e prodotti sanitari. La Fiera di Canton accoglie più di 24.000 straordinari espositori provenienti da tutto il mondo ed esibisce più di 150.000 varietà di prodotti. Durante ogni sessione appaiono un gran numero di nuovi prodotti alla Fiera di Canton e viene data priorità ai prodotti high-tech ed ai prodotti rispettosi dell'ambiente a basse emissioni di carbonio, rendendo la Fiera di Canton un trendsetter del mondo. La Fiera di Canton raccoglie i migliori compratori da tutto il mondo. Negli ultimi anni, la Fiera di Canton ha fatto maggiori sforzi per invitare buyer provenienti da mercati emergenti, soprattutto da paesi lungo la One Belt, One Road, una cintura, una strada. Di conseguenza, c'è stato un aumento costante del numero di compratori provenienti dall'Asia, Medio Oriente e Africa. Quasi un centinaio di aziende tra i top 250 rivenditori del mondo, pubblicati nel 2014, hanno partecipato alla Fiera di Canton. I primi 10 rivenditori, inclusi Walmart, Carrefour e Tesco, hanno stabilito i propri uffici acquisti presso il servizio di sourcing multinazionale. La Fiera di Canton ha un'area espositiva di marca che incoraggia e aiuta le aziende e i prodotti con marchi propri, di elevato contenuto tecnico e ad alto valore aggiunto, di prendere parte all'esposizione.
Nel sito ufficiale della 118esima Fiera di Canton è stata introdotta una sezione di finestra di marca per fornire agli acquirenti globali informazioni sulle imprese di marca ed i loro prodotti di qualità della Fiera di Canton. Qui gli acquirenti possono avere uno sguardo ai prodotti di primo ordine in Cina. Nel 2014, al fine di soddisfare la richiesta del mercato internazionale, la configurazione della sezione espositiva è stata ottimizzata dall'aggiunta di tre nuovi temi, ovvero attrezzature spa all'aperto, nuova energia e prodotti per animali domestici. È stato formato un layout composto da 16 categorie principali e 50 sezioni espositive. Auf jeder Messe kann ich viele neue Produkte finden. Jedes Mal neue Entdeckungen machen. Es ist wirklich ein wunderbarer Ort. Al fine di promuovere un equilibrio tra il commercio di importazione ed esportazione e di aumentare le importazioni, nel 2007 è stato istituito il padiglione internazionale della Fiera di Canton, che offre opportunità per le imprese d'oltremare di esplorare il mercato cinese e per le imprese nazionali di acquistare prodotti d'oltremare. Attualmente, il padiglione internazionale è costituito da 6 temi specializzati nella fase 1 e nella fase 3, con una superficie espositiva di 20.000 metri quadrati. Più di 8.000 imprese d'oltremare di alta qualità, provenienti da oltre 100 paesi e regioni, sono entrate nel mercato cinese per ottenere benefici reciproci, risultati win-win e lo sviluppo comune insieme alle imprese cinesi. La Fiera di Canton ha sempre prestato grande attenzione alla qualità e alla sicurezza del prodotto e tutti gli espositori devono essere sottoposti a valutazioni di qualificazione e selezione vigorosa. L'80% degli espositori deve avere un volume di esportazione standard fisso e il 5% degli espositori deve essere diverso ogni anno. La Fiera di Canton incoraggia prodotti a basse emissioni di carbonio, rispettosi dell'ambiente e a risparmio energetico, a prendere parte alla fiera e collabora strettamente con le autorità di controllo di qualità in varie regioni. La Fiera di Canton è dedicata a mantenere la sua immagine di marchio e la reputazione di Made in China e fiera numero uno della Cina. La Fiera di Canton è un modello tra le fiere cinesi in termini di tutela della proprietà intellettuale. La Fiera di Canton ha uffici per la gestione delle controversie e reclami per quanto riguarda la proprietà intellettuale, la qualità e sicurezza del prodotto e commercio, in modo da fornire ai clienti informazioni e arbitrato per gestire i reclami e le controversie commerciali in modo tempestivo e costruire un ambiente di commercio onesto e corretto. Per incoraggiare l'innovazione, la Fiera di Canton ha stabilito il Product Design ed il Trade Promotion Center, che invita i designer d'oltremare, gli esperti della strategia del colore e autorevoli specialisti in analisi dei trend per interagire con gli espositori, in modo da ampliare efficientemente la visione di design internazionale delle imprese nazionali di esportazione e far progredire il processo di innovazione indipendente. Fino alla 117esima Fiera di Canton, un totale di 522 aziende di design provenienti da 15 paesi e regioni, tra cui Francia, Grecia, Italia e Paesi Bassi, hanno partecipato all'attività PDC. Il totale cumulativo dell'area di esibizione di design netto è 7.273 metri quadrati e vi sono tenute un totale di 257 attività a tema. Il China Foreign Trade Center, l'organizzatore della Fiera di Canton, fornisce buyers ed espositori con un servizio attento in qualsiasi momento. Si sforza di costruire una Smart Canton Fair da varie prospettive, come l'invito di acquirenti, l'organizzazione di esposizioni e servizi e-commerce e in loco. Nel 2014 è stata creata la comunità della Fiera di Canton su Facebook, il social network internazionale, con centinaia di migliaia di fan. È stata effettuata la cooperazione intersettoriale con China Southern Airlines, Emirates Airlines e gruppi alberghieri internazionali. La campagna di promozione su internet è stata realizzata a livello mondiale. Sono state eseguite varie attività come il premio per la pubblicità per i nuovi acquirenti, Media Resource Exchange Program e iShare per migliorare efficacemente l'efficienza della promozione. È stato sviluppato un sistema online per il funzionamento del padiglione internazionale e il sistema di valutazione per la sezione di marchio. Il sito ufficiale della Fiera di Canton è stato ottimizzato e regolato per fornire le ultime informazioni riguardo la Fiera di Canton agli acquirenti attraverso molteplici canali. È stata migliorata ulteriormente la funzione di leasing online della Easy Exhibitor Platform, con 11 servizi online convenienti appena aggiunti. La funzione di leasing online è stata lanciata su WeChat ed è stato introdotto il servizio interattivo di navigazione di posizione. Varie banche sono pronte a fornire ai clienti convenienti servizi finanziari. All'interno del polo espositivo ci sono ristoranti che offrono tutti i tipi di cucina da tutto il mondo. Auf der Messe findet man überall Freunde, Trendinformationen und vielfältige Geschäftschancen. Vielleicht liegt gerade darin die Anziehungskraft dieser Messe. Man kommt mit Erwartungen und fährt mit Geschäftserfolg nach Hause. La Fiera di Canton
consente ai clienti di lavorare e riposare in un viale alberato che fornisce un ambiente tranquillo. Il Westin Pajo è un hotel a 5 stelle del Canton Fair Complex. Il tunnel sopraelevato dell'hotel fornisce l'accesso alle aree A, B e C del Canton Fair Complex e le camere offrono una bella vista del bellissimo fiume delle Perle e di Guangzhou. Auf der Messe kann man mit den bedeutendsten chinesischen Außenhandelsunternehmen Kontakt aufnehmen und Produkte von bester Qualität kaufen. Wenn Sie nach Hause fahren, bringen Sie nicht nur Bestellungen heim, sondern auch wertvolle Freundschaften. Li Huan non è mai stato assente della Fiera di Canton, fin dalla sua costituzione, ed è testimone della sua nascita e crescita. When you ask to a French guy or a Spanish buyer or anyone in Europe, you know, what is the, after the Canton Fair, what is the second fair in the world? Nobody knows. It's not only that it's the biggest fair, it's the only large, big fair. And this is very good that that we don't have to do 20 fairs. Because 20 fairs every 6 months is very difficult to attend. One big one is much more convenient for us. And I think that is the success of that. Not only sourcing from China, but for the last few years, also foreign companies looking to sell their goods to China as well. If one day I stop the business, I still will come to China. But combined with the business, I have been attracted of all the other things, you know, culture, the history, the food, the people. 广交会创办以来, 在世界人民心中是友谊的纽带, 贸易的桥梁。我们欢迎世界各地的朋友来广交会做客。